Signore e signori, bentornati in questo vicino video. Andiamo ragazzi a fare il post partita di Napoli-Salernitana che alla fine, mio malgrado, si conclude con la vittoria del Napoli. 2-1 ragazzi, il Napoli che torna alla vittoria dopo un bel partito. Mi sembra che sia tipo un mese, era tipo il 17 dicembre, sì, era il 17 dicembre, non so perché me lo ricordo. E comunque si concluse con la vittoria contro il Cagliari 2-1. E ragazzi, oggi torna a vincere il Napoli. Che non vince e convince, assolutamente no. Oggi il Napoli non mi ha convinto per niente, ragazzi. Passa in vantaggio infatti a Salernitana con un Eurogol da parte di Antonino Candreva. Antonino Candreva, ragazzi, dimostra di essere prossimo ai 37 anni. Ma ragazzi, è un giocatore veramente formidable. Formidabile. Non formidabile, ma formidabile. Ragazzi, Antonino Candreva è l'unica ragione per cui la Salernitana ha ancora possibilità di salvarsi. Perché oggettivamente questa Salernitana non è scandalo, cioè è scandaloso per quanto riguarda. Oggi era il derby e sarebbe stata un'opportunità cruciale per la Salernitana in ottica salvezza. E alla fine come la risolve il Napoli? Rimontandola con due gol entrambi nel recupero. Un rigore, ragazzi, cioè Fazio oggi disastroso. E perché Fazio disastroso? Perché allora, procura un rigore che va a regalare un rigore a Napoli, là arriva pienamente in ritardo, diciamo che ci può stare il calcio di rigore, va abbattuto da Politano e Ochoa, ragazzi, Ochoa, l'uomo della provvidenza, l'uomo che stava tenendo in piedi, soprattutto negli ultimi minuti, questa squadra, perché ragazzi, quella palata coi piedi al 90esimo è illegale, ragazzi, Ochoa è un portiere pazzesco, che per quanto si stia iniziando un pochino a parlare, adesso si è infortunato e stavamo vedendo anche Costillo, come si chiama, il Giroud falso, mettiamola così, che si assomiglia veramente un sacco a Giroud. E comunque ci sta venendo in mente, ma non è che magari Ochoa non è neanche così tanto forte, Costillo è un buon portiere. Ragazzi, oggi Ochoa dimostra di essere veramente un portiere per quanto riguarda clamoroso. Perché è un portiere clamoroso? Perché ragazzi, guardate che cazzo di parata che ha fatto, quella coi piedi è veramente incredibile. E altre parate, ragazzi, cioè con le mani, con le mani, con le mani. È un portiere pazzesco, Ochoa. E alla fine, ragazzi, viene beffato perché va a prendere il pallone, ci va anche Fazio, si contrastano. Ochoa quindi rimane un secondino in più a terra. Va Rahmani sulla respinta, ci prova Ochoa, ma gli passa sotto, mi pare, o sopra di qualche centimetro dalla mano. E quindi segna Rahmani che la porta alla vittoria del Napoli. Ragazzi, adesso il Napoli si trova a meno 2 dalla zona Champions, ma perché ragazzi, questo campionato è molto stretto. Cioè, oggettivamente anche la Lazio, che fino a 2 giorni fa vi avrei detto, la Lazio non si qualifica manco all'Europa. Ragazzi, la Lazio non è così lontana in effetti dalla Fiorentina che è quarta. Cioè, la Lazio mi pare sia a 29 e la Fiorentina o 28 e la Fiorentina a 33. Ragazzi, sono tutte vicine, perché adesso non ho la classifica, perché se non sbaglio, a Roma ha 28 punti o 29. E la Fiorentina ne sono sicuro che ne abbia 33. Sono comunque 4 punti, 4-5 punti, che sono veramente punti, pochissimi punti per essere comunque dal nono al terzo posto, anzi al quarto posto. Ed è comunque una Salernitana che in queste ultime due partite viene beffata e rimonta sempre nel recupero, questa volta con Rahmani, l'altra volta con Osimhen, anzi con Vlahovic, scusate. E che segna due Eurogol, perché anche la scorsa volta con Maggiore aveva segnato un Eurogol e oggi invece lo fa siglare Candreva. Una Salernitana che comunque con qualche innesto che sta arrivando, adesso ho visto Zanori che proprio prima della partita se ne è discusso e arriverà alla Salernitana dopo la partita. Non ricordo se è Zanori o Zerbin, forse è Zerbin, mi sa. Ragazzi, per me Zanori e Zerbin sono la stessa persona. Poi sta arrivando Thomas Basic dalla Lazio. Thomas Basic è veramente un grande giocatore che giocherebbe, secondo me, in quasi tutte le piccole, diciamo, anche le medie, tipo il Torino titolare. Ragazzi, questa Salernitana adesso con qualche altro innesto ancora, secondo me si salvia ampia, cioè si può ancora salvare, non ampiamente, però comunque ce la può fare. Contando che poi c'è Nella Sverona che è in crisi nera di soldi e sta vendendo tutto, ho visto poco fa che sta vendendo Doig per 6 milioni al Marsiglia. Ha già venduto, c'è anche Juric che potrebbe essere venduto al Genoa come vice Retegui. Ci sono veramente tantissimi giocatori, hanno venduto anche Ian. Staremo a vedere, hanno anche dato Faraoni. Ragazzi, il Verona ha no? praticamente già più giocatori, non siamo neanche a metà mercato invernale. Quindi il Verona, secondo me, retrocederà quasi sicuramente. Staremo a vedere, ragazzi, perché la Salernitana ovviamente rischia grosso. Per oggi nel derby si è vista ancora il continuo della prestazione fatta in campionato con la Juventus, ovvero una prestazione buona anche offensivamente.
Sicuramente c'è anche una cosa che sta mancando, è che se torna in forma, ovvero Bula Yedia, potrebbe essere decisivo, perché oggi Simi, ragazzi, Simi che io ho visto che era ancora vivo quando ha giocato, ragazzi, contro la Juventus in Coppa Italia. Io Simi, dopo l'ultimo anno al Crotone, pensavo fosse veramente morto un altro po', cioè Simi l'avevo totalmente perso di vista e gioca ancora comunque alla Salernitana, e questo non lo sapevo. Simic che comunque nei contrastieri è veramente un giocatore formidabile, ma cioè, non è più il Simic, ragazzi, di 2 o 3 anni fa, cioè di 3 anni fa. E poi c'è, ragazzi, anche il Simic, cioè Simic, ragazzi, ha avuto due prime, ha avuto il prime del 2021-2022, no, 2021, e il prime quell'altro del 19, no, 17, 18, 16, 17. 16, no, 17-18 aveva fatto benissimo in Serie A, per quanto poi sia comunque retrocesso col Crotone, ma escludendo questo, il Napoli che comunque nei minuti finali si vede che c'è, anche Kvaratskhelia, ragazzi, io non so se ci siano, cioè, perché da una parte vi dico che è una buona prestazione, però dall'altra vi dico, deve imparare a concretizzare. Kvaratskhelia, ragazzi, non si sta trovando bene, e senza alcun dubbio comunque quest'anno il migliore di questo Napoli chi è? Assolutamente Matteo Politano, e è già al sesto gol in 20 partite di campionato, settimo gol se non sbaglio. Ragazzi, Politano ha avuto veramente una grande crescita. Se l'anno scorso era forse l'unico che bocciavo dei non che bocciavo, ma che comunque avrei magari rimandato dei giocatori che hanno vinto lo scudetto, quest'anno, ragazzi, senza alcun dubbio l'unico che non rimanderei, ma mai e poi mai, del Napoli. E alla fine, quindi, la vittoria portata a casa col gol di Rahmani in finale. Una vittoria che, boh, non so se potrebbe essere magari il trampolino di lancio. Adesso il Napoli le vince tutte. Staremo ovviamente a vedere. Io comunque, signore e signori, vi lascio qua. Ci vediamo dopo, forse stasera con Inter Monza, perché sono a casa di mia nonna e quindi non so se riesco a portarvi il post partita. Se riesco a portarvelo bene o se non riesco a portarvelo, amen. Io vi voglio bene, ciao, vi saluto, ciao.